alla seconda puntata di Intuito Femminile dedicata alla responsabilità. Il responsabile è responsabile non solo delle proprie azioni, ma anche di tutto ciò che succede e che si riflette in una situazione esterna a quello che viene percepito come esterno alla propria individualità materiale. Quindi quando io intendo responsabile, essere responsabile, è essere responsabile di tutto il proprio mondo psichico, di tutte le proiezioni che il sé esperienzializza nell'esistenza. Questo concetto è un concetto molto difficile da essere assorbito dal punto di vista sociale, perché l'essere collettivo che non si è individuato, che non ha cercato dentro di sé un punto centrale a cui far riferimento, è dislocato in tutte le maschere sociali, in tutti i ruoli sociali, e quindi è molto frammentato, è molto gerarchizzato, perché i ruoli sociali sono gerarchizzati, quindi non accetterà mai di pensare che una legge della fisica, una legge di matematica o comunque una legge in quanto tale possa essere suscettibile di una responsabilità individuale. Proprio perché quando parlo di responsabilità parlo di soggetto che si è individuato, cioè si è connesso con la propria essenza e attraverso questa connessione esplica la sua esistenza sapendo che deve esplorare il limite che la scomposizione sociale o comunque umana o comunque le varie riflessioni, le varie maschere servono per la comprensione di questo limite e che deve portare a sé, in modo tale da poter comprendere che un essere infinito può sperimentare diverse possibilità limitanti, ma queste possibilità, in quanto creazione, quindi parzializzazioni dell'essenza, sono un modo per scoprire tutte le caratteristiche dell'essenza stessa e comprenderla fino in fondo, perché si può avere qualcosa in potenza, ma se non si è sperimentato non si può comprendere fino in fondo che significa, qual è il significato profondo della propria essenza, della propria coscienza. La coscienza è comprensiva di tutti questi mondi esplicativi, di tutta l'esistenza, ed è anche la capacità, la coscienza contiene anche la capacità di comprendere anche le varie possibilità d'essere. Ma per fare questa operazione è necessario sviluppare una sorta di principio di individuazione, cioè al di là dell'essere collettivo, parzializzato, ruolizzato, esistente e limitato da questa forma, c'è un essere all'interno di questa forma che è l'essenza, cioè è l'essere profondo, capace di riempire di significato ogni attività creativa dell'essere umano. Quando parlo di responsabilità mi riferisco alla capacità di colmare di significato ogni propria creazione, e in questa forma che si riesce ad inglobare, come forma intendo anche un ruolo sociale, quando nel ruolo sociale c'è l'essenza, cioè la capacità di vedere anche al di fuori del ruolo, si comprende anche la funzione di questa struttura psichica che è appunto il ruolo, si comprende anche la struttura psichica della zona di comfort e si può andare oltre essa affinché questo ruolo possa essere vissuto, possa essere disgregato, cioè composto in tanti pezzi, analizzato, ricomposto, fino a che l'essere umano si rende conto che quella cosa gli è servito per conoscere. Arrivederci al prossimo post.